me il piacere di darvi il benvenuto in questa sede stupenda. Il 10 marzo del 1872, non in questo edificio ma in questo luogo, moriva Giuseppe Mazzini, e la Dolce Mazziniana non poteva non esserci in queste giornate, in questo periodo convenimento, e per mostrare la sua rinnovata presenza e attività. Siamo molto onorati che siano con noi Paolo Ruffo, il segretario di Stato Presidenza del Consiglio, il nostro prefetto Francesco Tagliente, il nostro sindaco Marco Filippeschi e molte altre autorità, presidente della provincia, presidente del tribunale, assessori Parenti e Celoni, colonnello De Luca, molti cari amici. Vi porto i saluti del presidente Amato, di cui abbiamo parlato ieri, per un'iniziativa a cui lui è molto affezionato, e tutti noi siamo molto affezionati, ce ne parlerà sicuramente anche il nostro sindaco, e che qui farà nella sua casa, che è il Centro Internazionale di Studi per la Democrazia. Altre persone si sono avvicinate molto a questo luogo e a questo luogo può essere molto importante, non saluto tutti chi ha avuto un ruolo determinante per dare questa veste a questo luogo, per i contenuti di questo luogo. Mi riservo solo due parole alla fine degli interventi delle autorità che sono qui con noi e darei prima di tutto la parola a Paolo Ruffo. Grazie. Insomma, ringrazio il direttore della scuola normale, gli amici, il sindaco, e adesso questo è il primo anniversario della morte di Mazzini, che la Domus Mazziniana ha finalmente una sua configurazione definitiva con un progetto che ci porta nel futuro. E il progetto che ci porta nel futuro è fatto di un rapporto con la ricerca storica, gli studenti, i ricercatori, e tutto ciò che è custodito nell'archivio, che non aveva trovato una sua destinazione nemmeno nel grosso lavoro di ristrutturazione di questo sito, della sua trasformazione in un memoriale moderno a livello dei maggiori in Europa, e che invece con il matrimonio con la scuola normale di Pisa, attraverso il commissariamento affidato al suo direttore, trova invece una destinazione per il futuro e costituisce la base per questo progetto della riflessione sul senso della democrazia, che con un'idea del sindaco Filippeschi troverà qui la sua base. Io immagino che questo per Pisa possa essere un'occasione straordinaria di portare il tema di oggi, che è il rapporto tra la globalizzazione e la democrazia, l'erosione dei meccanismi tradizionali del controllo sull'azione pubblica, lo spostamento dell'azione pubblica in luoghi dove non si può più esercitare il controllo, non lo si riesce a esercitare, all'interno di una apparente ed enorme moltiplicazione della possibilità di partecipazione. E quindi queste contraddizioni sono un tema che dal pensiero mazziniano e dalla sua forza poietica, che ha ritrovato qui una sua sede anche in questo sito fisico adeguata alla modernità, ci fa vedere quanto poco abbiamo lavorato su un pensatore che ci consentiva di porre il pensiero italiano al centro dello sviluppo del pensiero moderno. E questo è un pochino quello che avremmo come compito. Credo che la Domus Mazziniana tornerà a vivere anche come istituto di ricerca, di ricerca storica, di ricerca sulla storia del pensiero. E questo può avvenire soltanto all'interno e in interazione con una grande istituzione di livello internazionale come la scuola normale. E io sono contentissimo, poi ce lo dirà il direttore adesso nel dettaglio, che l'archivio, che non è solo l'archivio di Mazzini, è un pezzo dell'archivio di Mazzini, ma c'è l'archivio del mazzinianesimo e di tutte le donazioni che i mazziniani hanno fatto nei decenni alla Domus Mazziniana, che è unico per il pensiero per lo studio del pensiero del mondo. Si sa che qui ci sono riviste anche in copia unica al mondo, quindi
Ora, io però vorrei dire due parole pensando a cosa avrebbe pensato Mazzini, che fino all'ultimo, anche diciamo in qualche modo attestando con un nome di copertura la incompiutezza della costruzione, ha sempre mantenuto questa straordinaria dignità di essere un grande leader europeo fino agli ultimi giorni della sua vita, quando diciamo per un insieme di polmoniti morì in questo spazio fisico al piano di sopra, come sappiamo, nel luogo dove noi volutamente abbiamo ricollocato il manoscritto del giuramento della Giovane Italia, che è l'oggetto in qualche modo emozionante che custodisce questo spazio fisico. Cosa avrebbe pensato di oggi? Ecco, diciamo che gli europeisti della generazione prima di Mazzini avevano immaginato degli Stati Uniti d'Europa all'interno delle rivoluzioni del 21, attorno a un'idea di costituzionalismo, avevano immaginato una costruzione alternativa, e Mazzini ne aveva fatto emergere le contraddizioni di questo progetto utopistico che si contrapponeva, ma che nasceva attorno alla Francia come motore della costruzione europea, e su un modello liberale antibonapartista, ma che del bonapartismo conservava una cosa essenziale: il fatto che esistesse lo Stato e l'amministrazione come elemento di terzietà. Mazzini fa vedere che questa costruzione incorreva in alcuni errori logici ed errori di sistema, e che serviva la nazionalità. La nazionalità come elemento di espressione dei diritti civili e di controllo dell'attività pubblica, come luogo dove questo controllo poteva essere efficace, per essere più democratico. Allora, noi abbiamo, sull'idea di efficienza dell'azione pubblica, ridotto enormemente gli standard di democrazia nelle leggi che ci governano, che non sono più fatte dalle nazioni. Ci dobbiamo interrogare: abbiamo costruito gli strumenti di controllo e di esercizio dei diritti e dei doveri di controllo dell'opinione pubblica sulle politiche europee? Non credo. Noi assistiamo a una grande sconfitta di alcuni pezzi del progetto della Costituzione europea nel momento in cui, per tenere in piedi la struttura non si riesce a sostenere i bisogni e le necessità delle popolazioni attraverso il loro consenso. Questo è un punto molto critico, l'abbiamo visto diventare critico al limite estremo in Grecia, l'abbiamo visto in Spagna, e anche da noi a un certo punto emerge queste politiche che unidirezionali provocano delle difficoltà sul senso complessivo del sistema. Qui serve tornare a un progetto nobile e partecipativo dell'Unione Europea. Secondo me questi temi, vissuti attraverso anche l'esperienza storica di non pensare che ciò che noi viviamo, anche se il contesto è enormemente diverso, sia la prima volta che si pone alla riflessione dei popoli, perché non è così. Noi abbiamo un secolo che è il secolo dell'Europa, che tra l'altro è anche il secolo dell'Italia, il XIX secolo, in cui questi temi sono stati affrontati in maniera molto più approfondita di quello che noi immaginiamo, con spunti che oggi possono esserci utili più di 10 anni fa. E quindi la speranza che noi abbiamo è che questo luogo di pensiero, che riapre e che assume adesso finalmente anche una sua gestione ordinata e duratura, sia il luogo dove l'Italia partecipa a un dibattito di livello e di necessità mondiale e di urgenza assoluta, e questo dovrà essere fatto chiamando in questo luogo coloro che si pongono i temi della democrazia, che viene ovviamente, ci sono degli aspetti in cui si estende enormemente e aspetti in cui si restringe, corrosa, sbriciolata, sgranocchiata
da livelli ulteriori di decisione politica a livello sovranazionale come l'Unione Europea o il WTO o decisori o, diciamo, meno visibili come le multinazionali che decidono le natura dei prodotti da promuovere, i siti dove produrli, la finanza internazionale in basso da un eccesso di condiscendenza verso il localismo che non credo sia ciò che i federalisti democratici dell'inizio del secolo XIX immaginavano come alternativa all'autoritarismo di Bonaparte, che lo immaginarono per esempio in Sud America come un progetto di avanzamento democratico, ma che in Mazzini ancora una volta troviamo con altri titoli, con altri nomi, con altra semantica rappresentati, perché poi se uno va a leggere nei doveri dell'uomo o in opere del Mazzini maturo trova una funzione per esempio dei comuni o dell'associazionismo che è molto più avanzata di ciò al quale noi impropriamente abbiamo dato nome federalismo. Ecco. Questi temi, secondo me, anche dal punto di vista del lessico e della semantica, vanno ripensati e riproposti. Io spero che questo avvenga qui, spero che si studi qui il romanticismo, che si studi qui la necessità di una rinascita della letteratura come letteratura popolare e delle forme delle arti, anche diciamo della musica, che era, come è noto, l'arte di Mazzini. E io spero con questo auspicio che l'anno prossimo ci ritroviamo, avendo almeno ospitato nell'anno che ci divide, diciamo al 10 marzo del 2014, una grande lettura internazionale nella quale i temi dell'oggi della democrazia sarà stata riproposta da Pisa, dalla Domus Mazziniana, in una chiave globale che si senta anche al di là dei laghi, cioè degli oceani che ci separano dall'Asia e degli Stati Uniti. Grazie. Sì, io di Giuseppe Mazzini posso dire solamente che Piazza Giuseppe Mazzini è la piazza antistante Palazzo Medici, sede della prefettura, che la prefettura ha contribuito alla realizzazione del monumento della piazza, e poi che Giuseppe Mazzini ispira le nostre azioni proprio a Pisa, perché quando pensa con la giovane Italia a una repubblica con un governo centrale, si ispira pensando che, testuale, senza unità non c'è forza. E guidati da questo pensiero, che poi è stato ripreso dagli studiosi delle scienze comportamentali che hanno affermato con autorevolezza che nessuno di noi può ritenersi detentore del monopolio di questo o di quell'altro, noi guidati da questi insegnamenti cerchiamo di orientare le nostre energie come se fossimo tanti anelli di una catena fissati gli uni negli altri per cercare di dimostrare come lo Stato riesce a dare le risposte il più rispondente possibile alle aspettative. E viva Giuseppe Mazzini, quindi, che guida anche l'attività del prefetto, del questore, del comandante provinciale dei carabinieri, della finanza, e insieme con il sindaco e il presidente della provincia portiamo avanti un progetto che è un progetto comune. Io voglio ringraziare il professor Bertram di questa occasione che dà alla nostra città per presentare il rilancio vero di questa riscoperta e di questa straordinaria realizzazione che ci siamo conquistati grazie all'impegno del sottosegretario Peluff quando non era sottosegretario, e anche il suo attaccamento, la sua amicizia verso la nostra, con la nostra città. Io direi che l'assegnazione, intanto tramite il commissariamento straordinario alla scuola normale della Domus Mazziniana, è stato un regalo inaspettato, ecco. Uno spicchio di sole, di luce
in mezzo a tanti problemi di rapporti tra la città e il governo centrale. In questo caso noi abbiamo avuto un percorso assolutamente straordinario e ne possiamo godere. Io direi anche abbiamo avuto una possibilità di entusiasmo, lasciatemi usare una parola forte, perché quello che si è realizzato con il recupero e poi con l'attribuzione alla scuola della Domus e poi con le idee che ci sono venute e stata facendo, no? E che realizzeremo, saranno graduali, saranno, però le realizzeremo, il Centro Internazionale di Studi sulle Democrazie, un rapporto con la Regione, assolutamente non scontato, di solito la Regione fa raramente cose nuove in questa direzione. Abbiamo firmato il protocollo alla presenza del Presidente della Repubblica, poi qualcosa è accaduto davvero. Ecco, tutto questo, di questi tempi, in questi tempi difficili, dà entusiasmo e incoraggio, e io credo ci dia anche modo di pensare che dobbiamo guardare avanti, che non dobbiamo abbandonarci ad essere, come dire, un paese in caduta libera con le sue istituzioni, con la sua cultura, con la sua storia. Noi dobbiamo fare nostri punti di riferimento, ne abbiamo, in questo senso Pisa può davvero dare un contributo al nostro paese, perché è testimone di storia e di istituzioni che hanno una valenza eccezionale, esemplare, che non può essere travolta dai tempi, e perché noi su questa testimonianza possiamo costruire il futuro. Quindi io credo che oggi, con la Domus governata dalla Scuola Normale e insieme, diciamo, nella collaborazione che già si fa con il Comitato Scientifico, con le associazioni del marzianesimo, con altri centri di studio, con quello che starà a voi vedere e costruire, sicuramente costruirete, noi abbiamo la possibilità di fare davvero qui un centro di cultura. Io in questo percorso ho riscoperto Mazzini, devo dire, se posso dire una cosa più personale, è questa, cioè ho riscoperto la storia e il pensiero che danno ispirazione, che sono riferimenti di cultura per la portata di questo grande pensiero, per il riconoscimento di un grande pensatore della politica, un grandissimo innovatore della politica, che alla prova della storia regge molto bene e illumina. E poi credo che diciamo, ci siano ancora in quel pensiero dei germi che sono attualissimi e possono rappresentare anche idee giovani per i giovani. Una cosa che stiamo valutando per dare un contributo è come trovare il modo, al di là di portare qui le scuole, insomma dei circuiti anche formativi, di educazione che si possono indurre, di come poter partecipare a rinnovare l'immagine di questo pensiero, no? Quindi impegnando anche forze culturali giovani che magari uno non vedrebbe immediatamente dentro a questa vicenda, no? Perché può sembrare distante nel tempo, anche avere un'immagine purtroppo invecchiata nel tempo. E invece noi da Pisa potremmo fare anche questo, cioè rilanciare l'immagine per dare pieno valore alle idee, alla storia e agli ideali che quindi lo dico anche al professor Balzani, che è anche collega sindaco, quindi sa qual è la spinta che ci vuole ora per fare, no? E come si deve trovare anche una spinta un po' interiore. Ecco, io credo che in questo caso, almeno a me, diciamo, questa vicenda, anche per il successo che ha avuto, perché le abbiamo
messe in fila, le abbiamo realizzate tutte fino ad ora, anche quelle non pensavamo, no? Quindi siamo stati oltre l'ottimismo. Io penso che insomma, questa vicenda si incoraggi e ci dia la spinta ad andare avanti. Spero che al di là delle celebrazioni dell'intorno al 17, quindi oltre a non perdere quel filo che ci collega al 150esimo, no? Quindi a tenere caro qualcosa che abbiamo costruito, noi si possa presto fare qui la presentazione del passo in avanti sul Centro di Studi per le Democrazie. Abbiamo avuto una fase proprio di calibratura della forma organizzativa del centro, forse ora siamo arrivati ad avere un'idea più precisa. Partiremo intanto con le risorse che ci sono e poi ne cercheremo altre. Grazie. Ringrazio molto per gli interventi e l'attestazione di fiducia alla scuola normale e quello che potrà fare per il bene della Domus. Vorrei dire poche cose. Quando abbiamo annunciato il commissariamento qualche tempo fa, ho menzionato tre obiettivi che mi ero posto e che mi erano stati peraltro affidati dal Ministro con il provvedimento del commissariamento. Il primo obiettivo era garantire la regolare apertura dell'istituto e la fruizione dei depositi, ve lo ricordate forse. Bene, abbiamo stabilito un rapporto convenzionale con la scuola normale e ora la Domus sarà aperta regolarmente. Oltre alle giornate di apertura straordinarie con le visite guidate di cui avete letto anche sui giornali, grazie all'intervento della Presidenza del Consiglio, la Domus non se lo poteva permettere, probabilmente quell'annuncio. La Domus sarà regolarmente aperta e sarà visitabile dai privati cittadini, dalle scuole e accessibile agli studiosi a partire da oggi. Per quanto riguarda la fruizione dei depositi, vi do una notizia secondo me molto positiva, ed è che abbiamo inserito il concetto con il Ministero dei Beni Culturali, la biblioteca e l'archivio della Domus, in un progetto molto importante che comprende la sua integrazione nel sistema del bibliotecario della scuola normale, ma anche con quello della Domus Mazziniana, per produrre un centro pilota per sviluppare lo standard nazionale per la classificazione di archivi e biblioteche. Un progetto in cui lavoriamo in strettissimo contatto con il Ministero e che va oltre alla prima cosa che faremo insieme Domus e Scuola Normale, che è aprire i 1659 scatoloni che sono in deposito inaccessibili in questo momento e renderemo accessibili. Non impressionanti e non sono piccoli. Secondo punto che avevo menzionato era definire un comitato scientifico formato da studiosi italiani e stranieri internazionalmente qualificati nel settore degli studi risorgimentali del pensiero politico repubblicano. L'obiettivo, anche in questa prima fase della gestione commissariale, è avere una linea scientifica coerente, una programmazione scientifica solida e secondo gli standard più elevati. Non è assolutamente l'intenzione né di questo commissario né della scuola normale autonomamente a lavorare questa programmazione, non è questo il disegno. Noi dobbiamo essere dei favoritori dell'elaborazione di questo progetto e questo intendiamo fare. Questo quadro scientifico, come avevo annunciato, lo è effettivamente non in alto ed è composto peraltro da due dei nostri relatori, Monsagrati e Balzani, Giuseppe Monsagrati e Roberto Balzani, che parleranno tra poco con noi, ma comprende anche Mario Di Napoli, della sezione nazionale italiana, il professor Gilles Pecou e non prestatore dall'inglese, menziono per ultimo, ma non è assolutamente l'ultima la funzione, il professor Daniele Menozzi della scuola normale, a cui naturalmente mi confronto giornalmente, secondo per secondo, su tutte queste iniziative a cui devo moltissimo e credo debba moltissimo anche questo posto.
È vero, una prima attività l'abbiamo già fatta con atto arbitrario del commissario, senza consultare nessuno, a parte il professor Menozzi, ma mi sembrava che il 17 marzo potesse trovare il consenso comunque di tutti quanti, quindi la formazione delle militari mi sembrava bene. Mi ha fatto molto piacere che il sindaco, il prefetto, il presidente della provincia abbiano scelto questo luogo come luogo dove la città e la provincia celebreranno questa giornata. Un altro segno di presenza e di vitalità della Domus Mazziniana, che mi fa molto piacere. Altre attività e una programmazione pluriennale saranno elaborate appunto dal comitato scientifico della Domus. Terzo e ultimo punto che avevo menzionato, e qui c'è da lavorare, avevo detto creare le condizioni che rendono possibile per la normale sostenere stabilmente la piena e regolare funzionalità della Domus. Allora, qui il lavoro è in corso, posso rassicurarvi che c'è una vicinanza e un supporto del Ministero molto molto attento. Non a caso ieri ero al Ministero e parlavo con il dirigente generale e abbiamo scenari possibili e concreti per i cambi istituzionali necessari perché questa possa essere una soluzione stabile. Dovrei ringraziare molte altre persone per quello che ho menzionato, ma ce ne sono due che devo menzionare, che sono il dottor Marco Paoli, il precedente commissario della Domus Nazionale, il professor Pietro Finelli, che ha svolto il ruolo di direttore della Nazionale, che hanno tenuto in vita questa realtà in questi anni. La giornata di oggi, come sapete, continua con un breve intermezzo musicale del Maestro Toscano, di cui ci parlerà tra poco la dottoressa Guidi, che ringrazio perché gestirà adesso questa seconda fase lei. Per quanto riguarda la parte scientifica, svolgerà la funzione di presidente della sessione del professor Menozzi. Ringrazio molto Daniele per la sua disponibilità. Grazie. Consigliere Peruffo, appunto, parlate dell'importanza anche della musica. Questo è uno strumento del 1830, quindi è contemporaneo di Mazzini. Io ho il privilegio e l'onore di essere il curatore e valorizzatore della chitarra di Mazzini, che è custodita al Museo del Risorgimento in Genova. Giusto la settimana prossima faremo il concerto per la festa della bandiera, in cui suonerò un pezzo inedito di Mazzini, che è il canto delle Mandriane Bernesi, che lui compose nel 1838 e per voce e accompagnamento. Ecco, quando c'è uno strumento musicale, le persone, il pubblico vuole sempre sentire suonare, questo è evidente, però una parola che vorrei spendere giusto per introdurre il programma, che è un programma estremamente filologico perché si basa sugli scritti che lo stesso Mazzini ha lasciato e quindi sulle sue preferenze sia musicali che in questo caso chitarristiche, e sono lui un chitarrista. È importante sottolineare il fatto come la chitarra gli abbia anche permesso, come dire, di sbarcare il lunario quando era esule, perché soprattutto a Londra riusciva a organizzare delle accademie musicali che gli permettevano sia alla sua persona che soprattutto a tutti gli italiani esuli irriparati di, come dire, sostentarli anche abbastanza bene. È vero che poi la chitarra, che è una Genova Fabbricatore 1821 di Napoli, fu donata alla famiglia Ashton e da lì poi, attraverso vari passaggi, arrivò poi a Genova, dove appunto è attualmente custodita ed è
per fortuna in ottimo stato, come lo è questa che invece è una Gaetano Guadagnini di Torino del 1830. Due parole sul programma. Mazzini amava moltissimo la musica italiana, ho visto che ci sono molti cartelli importanti sulle sue frasi, la filosofia della musica, sull'importanza della musica a livello europeo, la musica europea, Rossini, lo amava moltissimo Verdi, anzi sperava che Verdi scrivesse l'Inno d'Italia, cosa che invece fece un altro genovese, ma aveva anche delle scelte sugli autori, in questo caso chitarristici, e quindi insomma divideva gli autori che lui amava, tant'è vero che la madre scriveva cosa poteva mandargli dall'Italia a Londra, questo sì, questo no, questo non mi piace, quest'altro non mi piace. Quindi si presuppone che fosse anche un valido chitarrista, perché in base a anche queste scelte, essendo grande una certa difficoltà, insomma io credo che fosse di una certa qualità, come dire, artistica, professionalmente parlando. Paganini era un autore che lui penso disprezzava come uomo, perché era un opportunista, uno dei grandi divi, insomma, però amava, in quanto anche genovesi, visto che sono nati praticamente a un chilometro di distanza uno dall'altro, amava invece come compositore, infatti amava suonare sia le sonate, di cui vi proporrò due brani, e i ghiribizzi per chitarra. Paganini scrisse più pezzi per chitarra che per violino solo, e scrisse molta musica anche d'assieme che Paganini, che Mazzini suonava, tant'è vero che anche lì richiedeva specificatamente questi brani perché li potesse suonare in compagnia. L'ultima cosa che dico, l'altro autore che amavo moltissimo era Luigi Rinaldo Legnani, che fu l'unico italiano a suonare insieme a Paganini in duo violino e chitarra. Vi farò poi sentire un pezzettino molto curioso, che è un pezzo scritto, dice la leggenda, in carrozza. Rossini e Paganini hanno scritto in carrozza, e quindi c'è questo ghiribizzo dove la prima parte è di Rossini e la seconda parte è di Paganini. Il primo brano è la sonata numero 1 dalle 37 sonate a chitarra sola di Paganini. Più non mi sento per una famosissima aria di Paisiello. ¶¶
Ora vi farò sentire il pezzo Rossini-Paganini. La prima parte Rossini e la seconda Paganini. Thank you.
interessante e gradevole intermezzo musicale, cominciamo la parte scientifica di questo pomeriggio. Do subito la parola ai nostri relatori. Permettetemi, prima di sentire i loro interventi, due sottolineature. La prima, mi associo anch'io ai ringraziamenti che già sono stati fatti ai rappresentanti di tutte le istituzioni, in particolare al professor Fabio Beltran, senza la cui determinazione credo questo esito non avremmo avuto questa rivitalizzazione, restaurazione, riapertura, rivitalizzazione della Domus, quindi un ringraziamento a tutti per questo risultato. La seconda sottolineatura è il segno sotto il quale si apre questa rinnovata collaborazione tra la scuola e la Domus, rinnovata perché non lo sapevo, me l'ha detto poco fa De Napoli, in realtà già al momento della fondazione della Domus c'è stato un rapporto con la scuola normale, diversi professori della scuola normale hanno dato, tra cui appunto Cantimori, Mancini in particolare, ma anche Cantimori hanno dato in qualche modo il loro contributo alla fondazione. Dunque è una ritrovata collaborazione e questa ritrovata collaborazione avviene sotto un segno preciso, appunto il segno che è tipico, caratteristico proprio della scuola, quello della ricerca scientifica e della didattica strettamente connessa alla ricerca. Sotto questo segno appunto si apre questa collaborazione e si apre in modo particolare con due relazioni di tipo scientifico che sono fatte dal professor Balzani e dal professor Consacrati. Do subito la parola all'amico e collega Balzani per il suo intervento che riguarderà la Roma antica a Roma moderna, mito classico e urgenze della contemporaneità alla costituente mazziniana del 1842. Grazie mille. Grazie per l'invito e anche per l'invito a far parte del comitato scientifico e proprio in omaggio a questa idea della riflessione sulla democrazia antica e moderna che ho pensato che potesse essere utile questa sera ripercorrere un elemento di questo tipo che si ritrova nel Risorgimento, in particolare nel dibattito sulla Costituente romana del 1849. Anche allora si trattò di, come vedremo nell'ambito di questo esperimento mazziniano, di comparare, c'erano le suggestioni di un'antichità, in quel caso molto remota, di tipo classico, con le quali confrontarsi e che rappresentavano una sorta di luogo comune al quale erano formati i costituenti di allora, tutti di solida cultura letteraria e classicista, e dall'altra parte poi nel corso dei mesi della Costituente, viceversa, l'urgenza della contemporaneità, cioè la scoperta che le Costituzioni non erano soltanto degli elementi di tradizione che si riproponevano nei territori a distanza di secoli, ma erano anche il prodotto di qualcosa di molto più urgente, contemporaneo, vivo, e come vedrete questi costituenti che pure si trovarono a esercitare il loro mandato per un periodo brevissimo che andò da febbraio fino agli inizi di luglio in un contesto militare, bellico, quindi sostanzialmente di estrema difficoltà dal punto di vista anche delle prospettive di attuazione della Costituzione, pure non rinunciarono a questa riflessione che lasciarono poi in eredità alla cultura risorgimentale e alla cultura italiana in quanto tale, tant'è che, come sappiamo, la Costituente del 49 viene poi ripresa dai costituenti del 1946 come l'antecedente più prossimo dello spirito democratico rinvenibile nella tradizione italiana del XIX secolo. E quindi questo sarà l'oggetto di queste brevissime riflessioni. La Costituente romana fu eletta alla fine di gennaio del 1849, dopo, come è noto, dopo che il Papa si era recato a Gaeta, era fuggito a Gaeta dal re di Napoli, e diventa, come sapete, una sorta di piccolo laboratorio, piccolo numericamente, importantissimo nel Risorgimento. Ci sono 200 deputati, i nobili sono però solo 27,
i possidenti 67, i giuristi 53, i medici 21, i professori 12. La maggior parte di essi proveniva dall'Emilia Romagna, cioè dalle legazioni pontificie, erano 65 che venivano da fra Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, 7 erano i forestieri, cioè i non appartenenti agli stati papali, fra i quali ovviamente Mazzini e Garibaldi. Si trattò di un lavoro molto compatto perché di fatto lo Stato Pontificio viene poi attaccato dagli austriaci e dai francesi, per cui già alla fine, già il 16 maggio Bologna è rioccupata dagli austriaci, il Perugia il 31 maggio, Ancona cade il 22 giugno dopo un lungo assedio, quindi di conseguenza ci troviamo di fronte a una realtà che sì, alla fine diventa soltanto laziale e poi romana molto molto rapidamente. Eppure in questo contesto i costituenti non rinunciano a una riflessione sulla democrazia in Italia e sulla democrazia in Europa, come vedrete, che è una cosa abbastanza bizzarra. Non uno, ma molti collaborano a questo percorso, pur essendo tutto sommato, come sappiamo, Giuseppe Mazzini è abbastanza contrario a un dibattito sulla Costituzione. Secondo Mazzini era importante in quel momento occuparsi piuttosto della difesa e della guerra, di conseguenza consigliava una sorta di preambolo di principi e alcuni elementi costitutivi di legittimazione del potere repubblicano, ma poi diceva che bisognerà rimandare la stesura della Costituzione a un'altra fase. I costituenti non la pensarono così e viceversa si dedicarono a scrivere una vera e propria Costituzione. Fra le frasi di Mazzini pronunciate il 18 marzo 1849 sono chiarissime: per dirigere la guerra avete necessità di un potere che quanto più i capi sono straordinari, quanto più l'urgenza è grave, sia rivestito di poteri straordinari, abbia in sé un concentramento di facoltà straordinarie. Abbiate dunque un potere uno, un potere capace di tutta l'energia richiesta dalle circostanze. Voi avete dichiarato che fareste una Costituzione e io vi dico che una Costituzione non può farsi oggi. Vi sono due specie di Costituzioni, Costituzione italiana e Costituzione romana. Una Costituzione romana, secondo me, non deve farsi. Una Costituzione italiana non può farsi. Parmi che Roma dovrebbe avere dalla commissione che incaricaste di redigere la Costituzione una dichiarazione di principio, un'espressione di fede, una dichiarazione di principi, una serie di guarentigie per la libertà individuale, di coscienza, di associazione, di stampa, per tutte le libertà che costituiscono il vostro diritto più sacro, e un'organizzazione del potere. Quando avrete queste cose, avrete per me tutto quello che in questo momento, pendendo la guerra, voi potete e dovete avere. In realtà questo consiglio cade nel vuoto. Mazzini si occupa del governo e della guerra, ovviamente, ma la Costituente non rinuncia a occuparsi della Costituzione. E accade così che fra l'aprile e il giugno del 1849 si succedono due disegni costituzionali che sono anche due l'evoluzione rapidissima di questo incrocio fra cultura classica e modernità, fra formazione, educazione dei costituenti e riflessione su quella che era la realtà contemporanea delle costituzioni, in particolare il modello francese, quello che stava capitando in Francia. La prima versione viene redatta da un deputato che si chiama Cesare Agostini, che è un deputato mazziniano, che viene presentata nell'aprile del 1849 ed è una costituzione repubblicana in senso classico perché, come vedete, è plasmata sul modello di Roma antica come modello di riferimento e viene ritenuta però quasi subito una costituzione irrealizzabile, inapplicabile, però è molto bello che se ne parli. Questo Cesare Agostini e all'interno di questo dibattito comunica il 17 aprile l'esito del suo lavoro, ma poi la discussione, come dicevo, fu rimandata.
I punti di riferimento sono quindi fra il modello di Agostini e poi quello di Aurelio Saliceti, che è l'altro modello, quello più moderno, fra virgolette, che emerge nel giugno del 1849, i due punti di riferimento sono la classicità da un lato e la Repubblica Francese con la Costituzione del 1848 dall'altro. Quindi un caso remoto e un caso attuale. Il caso remoto è presto detto. Lo schema di Agostini è che si basa sul principio che ogni potere deve essere sanzionato dal popolo, quindi l'elezione diretta di tutte le magistrature è qualcosa di assolutamente diciamo basilare. Da un lato l'assemblea, c'era una camera sola che doveva essere eletta a suffragio universale, naturalmente un consolato formato da due persone, che è il potere esecutivo, e poi un tribunato di 12 membri che aveva il compito di contenere il potere esecutivo ed esercitare anche il controllo di legittimità sulle leggi. Questo tribunato era in realtà il vero potere della Repubblica, perché poteva mettere in stato d'accusa i consoli, perché poteva entrare anche nel legislativo per in qualche modo sancire la costituzionalità delle leggi, e perché poi aveva anche la funzione di giudicare l'operato del dittatore, perché era previsto, secondo il modello classico, anche la potestad ad tempus, il potere totale a tempo attribuito a una personalità eccezionale in caso di guerra, cioè la figura della dittatura, proprio secondo il modello classico. Questo tipo di meccanismo naturalmente era anche scandito da delle durate diverse delle diverse cariche istituzionali. I deputati duravano in carica 3 anni, i tribuni 5 anni ed erano rieleggibili, i consoli scadevano ad anni alterni e non erano immediatamente rieleggibili. È evidente il potere debolissimo dell'esecutivo attribuito in questa maniera, e di fatto il potere invece molto forte del tribunato, che anche nella sua durata diventava praticamente l'autentico organo di coordinamento della vita della Repubblica. È interessante notare che Agostini non prevedeva un'assemblea diciamo formata da partiti. In questa visione classica era il popolo, in quanto diciamo concetto olistico, che produceva la sua rappresentanza. Non esisteva neanche il concetto di responsabilità rispetto alle Camere, nel senso di responsabilità politica, oggi diremmo di fiducia. Anche in questo caso il tema non era in questione, perché la responsabilità di cui parla Agostini quando la cita è una responsabilità di tipo prettamente morale e non di tipo politico, cioè il momento in cui bisogna censurare l'attività del console o la deviazione dell'assemblea, in quel momento il tribunato va a verificare la responsabilità dei soggetti, ma per l'appunto in una concezione che nulla aveva a che fare con la moderna politica. L'enfasi posta sul tribunato dipendeva dal valore educativo attribuito alla Costituzione. Una Costituzione repubblicana aveva sentenziato Agostini, utilizzando e perfezionando quanto va di buono nella vita di un popolo e ravviando e dirigendo quanto vi ha di imperfetto e di male, deve educare il popolo al miglioramento delle proprie condizioni morali, intellettuali e politiche, affinché possa progredire nella sua vita e giungere un giorno ad incarnare nel fatto quell'idea di perfetta democrazia che è vera fratellanza con la semplicità dell'elemento patriarcale e la robustezza dell'elemento romano. Quindi, più chiaro di così, diciamo, il modello era assolutamente evidente. Ci si basava anche su alcuni topoi classici, retorici e letterari della letteratura politica preesistente, in particolare Machiavelli, l'idea che ci fosse una lotta fra il bene e il male, fra buoni e cattivi, e che la Repubblica avesse il compito di in qualche modo scegliere la strada dei buoni e in qualche modo anche rendere evidente la,
diciamo, la vittoria di questi buoni all'interno del sistema addirittura politico. Per quanto e quanto alle vicende francesi del 1848, Agostini diceva che quell'esempio non lusingava troppo la nostra attenzione, perché una costituzione di una nuova repubblica, la quale lascia aperta al potere esecutivo la via di abbandonare la causa dei popoli generosi che si sollevano per la libertà, non è certo una costituzione per noi che onoriamo ogni diritto di nazionalità e vogliamo proclamato il principio della fratellanza dei popoli. Quindi il fatto che il presidente Luigi Napoleone Bonaparte fosse intenzionato a un intervento in Francia, a Roma, già indicava evidentemente il fallimento della Repubblica Francese e il fatto che non bisognasse in qualche modo sceglierla come momento di comparazione. Ma la cosa più curiosa che viene affermata da Agostini è il fatto che, ripete ancora lui direttamente, noi, da intendersi noi romani, non abbiamo storia, che è una cosa paradossale, perché se c'è qualcosa che rappresentava viceversa un topos culturale era, diciamo, l'estrema antichità del popolo romano. Come mai non abbiamo storia? Non abbiamo storia significa, secondo Agostini, non abbiamo classi sociali, cioè non abbiamo il prodotto della modernità che ha generato la degenerazione della lotta di classe e degli scontri all'interno delle società. Il commercio e l'industria ha formato poche grandi fortune, d'altronde le condizioni economiche dello Stato sono agricole, soppressi i vincoli dei passaggi, le proprietà fondiarie, usato giustamente ed equamente il cospicuo patrimonio nazionale e mobilitando eziandio le proprietà con delle provvide istituzioni, può asseverarsi che la vera aristocrazia delle ricchezze è fra noi impossibile. Impossibile quindi l'organizzazione di una classe che demoralizza e rovina i popoli concentrando poche mani i beni materiali della vita. Quindi noi non abbiamo storia, quindi possiamo sperimentare la vera democrazia. Questa è l'idea. Roma moderna può diventare, Roma antica può ispirare una Costituzione per Roma moderna, proprio perché i romani hanno sciolto la continuità con la storia d'Europa, essendo un popolo fuori dalla storia, perché la storia vera è stata in Francia, in Inghilterra, altrove. Noi rientriamo nella storia, abbiamo imparato dagli altri quello che non si deve fare e facciamo la nostra Costituzione. Questo, diciamo, è il modello ideologico di Agostini. Quindi la proverbiale arretratezza italiana in questo caso diventa agli occhi di Agostini una risorsa. Una risorsa. Lascio stare, non approfitto questo elemento che pure sarebbe molto divertente, così come quello del popolo buono, eccetera, eccetera. Però il proposito di Agostini viene accantonato rapidamente perché viene considerato probabilmente già agli occhi o alle orecchie dei costituenti qualcosa di assolutamente utopistico e in certi tratti oserei dire anche demenziale in alcune di queste cose. Bisogna attendere 2 mesi perché si riproponga un modello costituzionale all'Assemblea a cura di un abruzzese, Aurelio Saliceti, un giurista, che viceversa presenta un disegno di Costituzione che a quel punto, siamo nel giugno del 1849, i francesi sono già lì che stanno assediando Roma, è invece tipicamente repubblicano assembleare. Il suffragio il suffragio è pubblico, non c'è il tribunato, i consoli sono 3, l'assemblea li nomina, il ministero è responsabile di fronte all'assemblea, non si riconosce la dittatura e non c'è neanche il tribunato, perché ovviamente c'è tutto il sistema giuridico che deve in qualche modo assicurare la legittimità delle leggi e così via. Improvvisamente c'è un passaggio alla modernità. Che cos'era stato il tribunato classico, si chiedeva Saliceti? Una conquista della plebe sulla tirannia patrizia, la rappresentazione dell'antagonismo fra l'elemento aristocratico e quello democratico. Ebbene, se la distinzione fra plebei e patrizi e l'ineguaglianza dei diritti aveva fatto del tribunato una necessità, sillogizzava il nostro Saliceti,
essendo a noi ignota quella distinzione, perché siamo nuovi, perché il popolo romano è un unicum, eccetera, eccetera, ed essendo noi tutti uguali, ecco, non dovevamo accettare l'idea di un tribunato, perché non c'è bisogno del tribunato. I romani moderni non ne hanno bisogno. Ma l'elemento più interessante è naturalmente l'aspetto della correzione in senso assembleare del governo, in senso parlamentare del governo, che non viene più la cui autorità suprema, come nel caso francese, invece derivava direttamente dal suffragio universale. Questo proprio perché si apre all'interno della Costituente romana un dibattito sul fallimento della Costituzione francese del 1848 e quindi sulla necessità di provvedere a una forma costituzionale che, pur trattenendo gli elementi del preambolo della Rivoluzione francese, della Costituzione francese del 48, che vengono addirittura tradotti quasi parola per parola in certi articoli, pur tuttavia consenta di correggere la stortura della Costituzione del 48, eliminando il presidente eletto a suffragio universale, che poi può farsi dittatore, di fatto re costituzionale, nel momento in cui abbia una capacità, come nel caso di Luigi Napoleone, di, come dire, giocare in proprio la partita popolare al di fuori della Camera. Ebbene, sotto questo profilo, bisogna dire, è la riflessione del giugno del 1849 si sposta completamente sul piano francese. Non è più come in aprile la Roma antica o Machiavelli, adesso parliamo della Costituzione del 1795, parliamo del Thermidor, parliamo della dittatura in Francia dentro la rivoluzione del 1789, questi diventano gli elementi di riflessione e di come Luigi Napoleone ha fatto di fatto della Repubblica Francese una cosa completamente diversa da quelle che erano le premesse del febbraio del 1848. L'altro tema, naturalmente, il rifiuto della dittatura, perché naturalmente Aurelio Saliceti capisce benissimo che inserire la dittatura dentro una Costituzione vuol dire già, come egli recita in maniera chiarissima, violare la Costituzione per salvarla è come uccidere per campare la vita, è come inserire già dentro lo schema delle regole costituzionali un'eccezione che poi può diventare, alla luce di quello che è successo in Francia, guardate bene, dove la dittatura non era prevista, ma pur tuttavia il principe presidente si è fatto dittatore, praticamente dittatore della Repubblica. Quindi se la mettiamo dentro la Costituzione, hai voglia. Cioè, se là non c'era la previsione della dittatura e abbiamo un dittatore, se lo scriviamo, quello che viene fuori sarà facilmente immaginabile. Detto questo, non mi sto a soffermare sugli elementi del preambolo che sono viceversa sulla questione della sovranità, che vengono presi dalla Costituzione francese del 1848. Detto questo, vorrei riflettere invece rapidissimamente sul tema del diritto al lavoro, che è, come sapete, una delle grandi questioni su cui cade la Costituzione, su cui cadono la Repubblica Francese del 48, Louis Blanc, che naturalmente prevede quel famoso manifesto che sancisce il diritto al lavoro assicurato dalla Repubblica, che, come sapete, è una delle grandi, come dire, testimonianze utopistiche, forse tra le più straordinarie del XIX secolo, che viene messo dentro la cultura occidentale, che poi dà origine allo scontro sociale nella Francia della primavera del 1848. Ebbene, dentro la Costituente romana c'erano deputati come Quirico Filopanti, che avrebbero voluto riprodurre tal quale il principio di Louis Blanc, perché dice: dal momento che noi siamo nuovi, che non c'è divisione di classe e siamo un popolo nuovo, che c'è l'eguaglianza, facciamo prima degli altri ad assicurare il lavoro. Naturalmente non tutti la pensavano in questa maniera. Alla fine si scrive: la Repubblica deve, secondo i limiti dei suoi mezzi, assicurare la sussistenza dei cittadini necessitosi, procurando il lavoro a quelli che non hanno altro modo di procacciarsene e fornendo sussidi a coloro che non ne possono avere della loro famiglia e che sono impotenti al lavoro, che è in qualche modo una sorta di mediazione, comunque
decisamente spostata sul terreno sociale. E qui naturalmente c'è anche una interessante battibecco fra alcuni deputati. Uno è il principe Nicanino Bonaparte, quindi cugino dell'imperatore, che è il presidente della Costituente, che si dice a favore del socialismo e che sostiene che dentro la Costituente ci debbano essere, dentro la Costituzione ci debbano essere elementi socialistici, poi vedremo cosa significa, e altri che invece sostengono che questo tema del lavoro potrebbe in qualche modo viceversa aprire la questione del comunismo addirittura dentro la Costituzione. Stiamo parlando di persone che non sapevano di che cosa stavano parlando, perché nel momento in cui poi devono spiegarlo, per il principe di Canino, che dice che il socialismo e il comunismo sono due cose completamente diverse, il socialismo è l'imposizione proporzionale, l'imposta proporzionale, cioè una cosa non liberale, conservatrice, diciamo, e dall'altra parte il comunismo sarebbe l'imposta progressiva, quindi noi, diciamo, vivremmo in un paese comunista secondo le regole del 1949, perché l'imposizione progressiva, soprattutto se applicato al mondo agricolo, era l'anticamera del comunismo agrario, secondo queste tesi un po' ballate, diciamo, in qualche modo, perché c'era questa progressiva, questo progressivo prelievo che andava sulla rendita fondiaria e che piano piano avrebbe reso più equilibrato le ricchezze fino a poi a cancellarle. Ebbene, anche su questo tema c'è, c'è uno schema di, diciamo, di dibattito che poi finisce lì, e che alla fine poi dà origine a, a un dibattito su come fare per determinare il riparto delle spese della Repubblica, e alla fine naturalmente si dice i cittadini in proporzione dei loro mezzi, che è la cosa che poi si ritrova praticamente in tutte le costituzioni occidentali, anche in quella sostanzialmente anche nella nostra. Però il, ecco, questo è quello che volevo dire concludendo, è che aveva probabilmente ragione Nino Cortese quando poneva in risalto la derivazione dialettica della carta del 1849 romana dalla Costituzione, dalla carta francese del 1848. Molte norme erano state votate per impedire il rinnovarsi di a Roma degli sviluppi che avevano avuto, stavano per avere in Francia le situazioni interne, la scelta assembleare senza dubbio, ma anche l'esperienza del Triumvirato, un governo forte quando a dirigere era stato un uomo come Mazzini, ma del modello classico possiamo dire alla fine di questa specie di apprendissaggio accelerato non era sopravvissuto granché, le denominazioni delle magistrature, ma la sostanza direi di no. La via, non c'era quindi una via italiana al costituzionalismo democratico. Gli italiani, o meglio i costituenti romani, avevano imparato che la via era solo europea, era solo questa sorta di grande confronto dialettico con la modernità e con la trasformazione storica dei regimi che poteva produrre di fatto la novità dentro la democrazia, e che delle scorciatoie ideologiche non erano possibili neanche nella Roma, tra virgolette, nuova del XIX secolo. Grazie. Grazie Roberto, mi pare che questa relazione ci abbia mostrato un esempio evidente del nesso tra le vicende di Mazzini e del marxismo e i problemi sociali dell'oggi, dalla democrazia al lavoro, al fisco e così via, ma anche nel confronto con l'Europa. Credo appunto che gli spunti potrebbero essere numerosi, e mi pare che su questi temi, in particolare su temi che sono al centro oggi di dibattito, di riflessione, problemi di tipo economico, ritorna la relazione di Giuseppe Mossagrafi, per la quale io avrei volentieri la faccia. Grazie. Sì, grazie a tutti per essere presenti, e anch'io direi che una bella giornata, perché la giornata in cui riprende, dire, la sua vita effettiva, concreta, di studio, di lavoro e di proposta, la Domus Mazziniana, un istituto al quale noi tutti siamo affezionati, in particolare
lo sono perché lo frequento da qualche anno, l'ho frequentato per qualche anno, e sono convinto che abbia una sua centralità e una sua vitalità, e oltre che una sua vitalità anche una sua centralità, questa idea del centro degli studi, degli studi per la democrazia mi sembra assolutamente da come dire, sostenere e sorreggere, perché se c'è un posto e se c'è un personaggio in cui il pensiero della democrazia è un pensiero vero, un pensiero solido, questo è proprio Mazzini. Quindi dico, appunto, ma non perché Mazzini possa ancora parlare a noi, ma perché Mazzini veramente a rileggerlo oggi non è indietro, è avanti. Mazzini è avanti per quello che dice, anche rispetto a situazioni, preparando questa cosa ho letto delle pagine straordinarie che sono riecheggiamenti continui, uno fa sempre il riferimento alla condizione in cui ci troviamo, a questa difficoltà oggettiva con cui ci dovremo misurare nei prossimi mesi, il governo, l'Europa, le tasse, la crisi economica e via dicendo. Non voglio dire che le soluzioni indicate da Mazzini siano le soluzioni applicabili, perché Mazzini lavorava su un'Italia ovviamente che non era ancora uscita dall'arretratezza, quindi si trovava davanti un mondo rurale, si trovava davanti un mondo per molti versi ereditato, che era appena uscito dal feudalesimo. Però ecco, questa sua idea di volgere tutta la sua attenzione al sociale, prima abbiamo sentito i concerti e la musica che Mazzini suonava, e sappiamo che Mazzini sosteneva la necessità di un'arte sociale, cioè l'aggettivo che forse torna più spesso non è tanto repubblicano nella sua prosa, ma è l'aggettivo sociale, cioè i suoi pensieri, la sua inventiva, la sua creatività andava tutta in direzione di qualcosa che riguardasse la società, e anche in economia avveniva questo, attraverso se dirigete i doveri dell'uomo, la parte finale e la conclusione dedicata proprio a un programma, oggi si fanno i programmi in 8 punti, c'era anche il Mazzini, un programma in 8 punti, li ho contati, sono esattamente 8, che uno dice vabbè, allora ce l'abbiamo pronto, perché poi voglio dire, visto e considerato che ne abbiamo sperimentati tanti e non hanno avuto grande successo, forse quello di Mazzini ancora oggi può offrire qualche suggestione. Naturalmente lo sto dicendo in forma un po' di scherzosa, però effettivamente sono da meditare queste pagine, perché intanto c'è questa profezia che per i tempi è assolutamente, non a caso lo chiamavano il profeta, è assolutamente la profezia della caduta del comunismo, prima ancora che il comunismo venisse, o del socialismo, quando il socialismo fosse dirigismo statale, quando fosse qualcosa di pilotato dall'alto e di non espresso direttamente dalla società stessa. Per quello che riguarda il pensiero economico, devo dire che parlare di pensiero economico di Mazzini è del tutto improprio, perché Mazzini, come metteva bene in evidenza Bolton King sin dalla sua prima biografia, non è un economista, non conosce gli economisti, non studia, non ha una particolare simpatia per l'economia, che chiama la cucina dell'umanità, insomma, no? Per qualcosa che riguarda gli istinti, per carità, non è che la disprezza, però non gli fa risuonare, vibrare nessuna corda dentro l'economia, perché appunto la considera una funzione di quella che invece è un'altra attività, per lui molto più importante, ed è l'attività educativa per un verso, politica per l'altro. Attività educativa e politica per l'altro. Ciò nonostante sono stati scritti dei saggi sul pensiero economico di Mazzini, ce n'è uno di Alberto Giovannini, ce n'è uno di Francesco Mormina Penna, addirittura se si gira in rete si vede che recentemente Riccardo Caporali, che poi non è l'ultimo arrivato, ha fatto un accostamento tra il pensiero economico di Mazzini e il pensiero della FIOM. Io non so come sia arrivato a questa cosa. No, non so se sarei più preoccupato come mazziniano o come esponente della FIOM, però certo mi sembra un po' ardito questo salto. Ma è interessante vedere che appunto un'altra cosa anche che si può trovare, mi sono un po' divertito in questi giorni a guardare in rete, una dichiarazione d'amore per Mazzini da parte di un personaggio forse un po' insospettabile, che è Monio Vadia. Monio Vadia, devo dire, con molta sincerità, se volete vi leggo le parole, perché sono parole
che sono interessanti, con molta sincerità, ha detto: io scopro casualmente, perché nessuno me l'ha insegnato a scuola, e già questo ci dovrebbe far riflettere, eccetera, che lo scopre casualmente perché nessuno me l'ha insegnato a scuola, che Mazzini dice delle cose sconvolgenti sull'idea di padre e di nazione. Mazzini dice che una patria e una nazione non sono i confini, ma è un tessuto sociale in cui non ci sono privilegi, in cui gli uomini sono uguali di fronte alla legge e via dicendo. Quindi questa scoperta, ma dove la fa questa scoperta e dove, soprattutto dove scrive queste cose? Questo è ancora più sorprendente, nel blog di Beppe Grillo. Nel blog di Beppe Grillo, Monio Vadia, che quindi evidentemente in parte si riconosce nel progetto, nel programma di Beppe Grillo, fa questa precisazione, che appunto, di cui ripeto, la cosa più interessante secondo me è quando dice che lo scopre casualmente, che non dovrebbe essere, ovviamente, nell'Italia di oggi non dovrebbe essere casuale, invece per lui è così, proprio perché la scuola si vede che da questo punto di vista, con il cambiamento dei programmi, con lo spostamento dei programmi dello studio della storia verso il Novecento, ha finito per penalizzare, insomma, un personaggio Mazzini, il suo studio, la sua conoscenza, e da questo punto di vista la Domus Mazziniana ha del lavoro davanti da fare in direzione degli studenti, in direzione dell'università, ovviamente con la collaborazione della... Quindi non c'è, comunque tornando al nostro... non c'è una particolare simpatia per gli studi dell'economia da parte di Mazzini, perché, ripeto, per Mazzini il problema principale sta nella formazione dell'individuo, nella formazione dell'italiano, del nuovo italiano. Sì, cioè, evidentemente c'è un progetto, Mazzini lavora su un progetto che all'inizio è un progetto che risente molto dell'influenza francese, risente molto delle letture di Fourier, di Saint-Simon. C'è anche un'attenzione per il socialismo, perché no, anche se poi lo criticherà, però c'è un'attenzione, ma sempre in questa chiave di interesse per l'organizzazione della società, per come far funzionare la società, per come fare in modo che la libertà non fosse soltanto il soddisfacimento dei bisogni del singolo individuo, ma fosse qualcosa di generalizzato, cioè fosse veramente il respiro di tutta la società, di tutta quanta la società da costruire, quindi della nuova, di quella che doveva essere per lui, per lui, che tante volte viene definito e etichettato come un idealista, ma era un idealista pratico tutto sommato, e lo diventerà ancora di più adesso, lo vedremo in Inghilterra, di quella che dovrebbe essere appunto poi la funzione del governo, la funzione, il governo affidato ai migliori, il governo affidato ai migliori, il governo rappresentativo affidato ai migliori. Prima Roberto metteva in evidenza questa sua opposizione alla, o comunque critica al fatto che la Costituente romana si occupi di fare la Costituzione. Per molti questo è diventato una specie di punto di forza per parlare di un antiparlamentarismo di Mazzini, cioè per far passare un po' un'idea di antiparlamentarismo. Non è affatto vero, Mazzini credeva molto nel principio rappresentativo e credeva molto nel suffragio universale e respingeva l'idea che talvolta compariva nei programmi politici di tutto il potere per il popolo. No, non diceva per il popolo, correggeva questo per il popolo, lo correggeva facendolo diventare dal popolo e con il popolo, quindi con la partecipazione diretta tramite il suffragio universale all'attività, alla vita del paese, quindi la partecipazione. Per quello che riguarda l'economia, quindi il problema si risolveva, o perlomeno l'impostazione che dava Mazzini non era quella di un'attenzione agli studi economici. Se voi guardate l'indice dei suoi scritti, voi vedete che i nomi che sono quelli poi della scuola classica, no? Adam Smith o David Ricardo o Jean-Baptiste Say, insomma, figurano pochissime volte, credo che ci siano in tutto 2-3 citazioni sparse in 100 volumi dei scritti, è come dire che non li ha mai citati, insomma. Non c'è questa, Bolton King appunto dice che gli economisti non li conosce, non li vuole conoscere, non li apprezza. La realtà è che Mazzini segue un altro filone di pensiero, ed è quello che è basato, diciamo così, sulla contrapposizione dei diritti, la teoria dei diritti, quindi la sua dottrina poggia i presupposti e gli sviluppi, diciamo così,
futuri dell'economia su questa affermazione che la rivoluzione francese con i suoi meriti storici ha elargito alla società europea, alla moderna Europa il senso del diritto, va bene, il rispetto del diritto e i diritti dell'individuo, la libertà di stampa, la libertà di pensiero, la libertà di coscienza, la libertà di associazione e via dicendo. Però qual è il limite di questa dottrina dei diritti? Il limite della dottrina dei diritti è che questi sono fondamentalmente orientati a favore dell'individuo. La teoria dei doveri invece comporta qualcosa di ben diverso, comporta un'attenzione a quella che è la società. Non c'è più quindi l'egoismo che domina e è incontrastato nella vita della società, perché ognuno diventa, come dire, direi, pensa soltanto a se stesso, comunque persegue il soddisfacimento di questi diritti, ma va più in là, va verso un'idea collettiva, un'idea collettiva della felicità o del benessere. Il concetto di benessere e di felicità non piace a Mazzini, è un concetto che Mazzini definisce materialista, appunto la cucina dell'umanità, no? Quando Mazzini arriva in Inghilterra e si trova a contatto, il periodo francese fino al 33-34, il periodo dominato, diciamo così, da questo ascendente che esercita su di lui la cultura francese, è un periodo molto ideologico, ancora molto ideologico. Il passaggio in Inghilterra segna proprio un momento fondamentale in quella che è la sua evoluzione. Il passaggio in Inghilterra lo mette a confronto con una società industriale. In una città come Londra, in cui appunto tutti i problemi del pauperismo, della sofferenza, dello sfruttamento del lavoro sono praticamente sotto gli occhi di tutti e in cui sono dibattuti continuamente nei giornali. Mazzini non impiega molto a arrivare appunto a scrivere sui giornali, prima lo fa come corrispondente per i giornali francesi e descrive appunto questa situazione inglese e dà una valutazione anche qui positiva di quella che è la battaglia. Quello che non mi piace sono i temi intorno ai quali ruota la battaglia parlamentare, che sono i temi appunto della ricchezza, dell'affarismo, della produzione, il termine importante, perché soprattutto nei doveri dell'uomo Mazzini farà una distinzione sottolineerà molto la distinzione tra la produzione e quello che conta non è la produzione, perché si può moltiplicare la ricchezza finché si vuole, però se questa ricchezza resta sempre nelle stesse mani, quindi privilegia soltanto una parte della società, il popolo in quanto tale non ne trae nessun vantaggio, anzi c'è una tendenza alla riduzione del salario. Il lavoratore è un lavoratore salariato, man mano che l'economia si sviluppa e quindi si sviluppa la ricchezza, ci sarà una progressiva svalutazione del salario e quindi in pratica una riduzione. Quello che conta per Mazzini è la distribuzione della ricchezza. La distribuzione della ricchezza è la fase attraverso la quale appunto il benessere prodotto nella società, la ricchezza prodotta nella società si collettivizza, non attraverso però un'imposizione dall'alto, ma attraverso questa formula che poi resta, alla quale resta legato in gran parte il nome di Mazzini come economista, tra virgolette, la formula dell'associazione, no? L'associazione è appunto la creazione di questi gruppi di operai, questi gruppi spontanei di operai, questa capacità di accumulo graduale, sempre nei doveri dell'uomo. Guardate, l'esposizione migliore del pensiero economico di Mazzini sta proprio nei doveri dell'uomo, in quel capitolo finale che viene non a caso, capitolo undicesimo se non ricordo male, che viene non a caso subito dopo il capitolo sull'associazione, il capitoletto sull'associazione, ed è appunto intitolato Questione economica. La questione economica Mazzini fa esattamente una ipotesi di organizzazione del lavoro e di organizzazione della produzione che mette capo a una formula che poi avrà una certa fortuna nel movimento operaio romagnolo, nel movimento operaio dell'Italia post-unitaria, l'associazione del capitale e del lavoro nelle stesse mani. E naturalmente cioè l'operaio deve diventare imprenditore di se stesso, operaio, gruppi di operaio. C'è un passaggio interessante in cui per esempio
prende di mira e condanna l'ipotesi della corporazione, perché la corporazione è qualcosa che viene dal passato, è qualcosa che tende al monopolio. Diciamo, queste associazioni devono essere libere e devono fondarsi sulla base di che cosa? Di comuni interessi in un certo settore piuttosto che un altro. E come non si nasconde ovviamente la difficoltà di ipotizzare un'attività imprenditoriale per gente che vive di salario, che spesso non consente neanche di arrivare alla fine del mese, però dice in questo bisogna fare dei sacrifici, bisogna accumulare anche qua degli esempi presi soprattutto dalla Francia e dell'Inghilterra, che tendono proprio a dimostrare come gli operai associandosi insieme, quindi creando dei nuclei di presenti nel settore imprenditoriale, siano riusciti con il tempo a mettere in atto una vera e propria attività economica. Questo è il, per Mazzini diventa un po' la via d'uscita da una situazione che gli pone appunto molti problemi, perché soprattutto quando l'unità viene raggiunta, è chiaro che a quel punto non può continuare a lavorare soltanto sul mito di Roma da conquistare, di Venezia da liberare, deve incominciare a porsi il problema dell'organizzazione di quello che poi sarà il movimento operaio, quindi il suo interlocutore privilegiato è proprio il movimento operaio. Al movimento operaio sono dirette questi suoi ammaestramenti, proprio in chiave di educazione, che non è ovviamente un'educazione in cui l'aspetto del miglioramento delle proprie condizioni di vita è prioritario. L'aspetto prioritario è quello della partecipazione diretta del cittadino, del nuovo italiano alla vita del paese. Come conseguenza di questo, quindi assunzione di quella che è la missione, il dovere che si ha verso gli altri, il dovere che si ha verso la società, il dovere che si ha verso la donna, anche lì sono altre pagine famose, forse tutti le conoscete, quindi mette l'accento sulla necessità dell'emancipazione di questa parte della società finora negletta, finora trascurata e posta in una condizione assolutamente subordinata e subalterna. Però appunto questo discorso Mazzini lo fa nei confronti di tutta la società ed è qui che si incastra poi questo suo progetto di rifondazione, se vogliamo, economica del paese o di rilancio della... È un programma ovviamente del Partito Repubblicano, del partito che Mazzini vuole organizzare negli anni immediatamente successivi alla comunità e che comincia a organizzare proprio, per esempio, nella Romagna o nelle città della Toscana, cioè laddove cioè la sua penetrazione è sicura, il suo radicamento e la diffusione del suo pensiero è sicuramente più forte. Queste sono su queste basi si avvia il progetto post-unitario di Mazzini. L'altra cosa importante a cui fare riferimento in funzione sempre di questa visione, di questa concezione mazziniana dell'economia, è la polemica contro il materialismo, che ovviamente si connette a quello che abbiamo detto fino ad ora. No, la polemica contro il materialismo è la polemica contro appunto una concezione della vita che abbia come obiettivo principale il soddisfacimento dei bisogni individuali, ovvero la ricchezza, ovvero il benessere, ovvero anche appunto un'organizzazione sociale basata su che cosa? Sulla quella che lui chiama la vita dei castori e delle api, no? Lo Stato proprietario dei mezzi di produzione e tutta la società che non fa altro che servire questo progetto di rafforzamento della potenza dello Stato, sacrificando i propri interessi, sacrificando la propria libertà, sacrificando la propria possibilità di partecipazione. Questa del materialismo, questa è la lotta che poi lo metterà ovviamente in conflitto con Marx, ci sarà tutta la polemica, bisogna dire, per chiarire un po' il termine della questione, che il giudizio di Marx su Mazzini, che spesso viene rappresentato come un giudizio liquidatorio,
Vizio di Mazzini su Marx lo si trova in poche righe in cui Mazzini è abbastanza severo, diciamo così. Però sono appunto poche righe perché Mazzini cerca sempre di non personalizzare le sue polemiche, quindi la polemica di Mazzini è nei confronti del materialismo e non dei sostenitori del materialismo. Quello di Marx nei confronti di Mazzini è un giudizio invece molto più approfondito, che va molto più in profondità e che tra l'altro la lettura dei sistemi dei pensieri sulla democrazia pubblicati qualche anno fa da Mastellone, ripubblicati da Mastellone, proprio verte su questa attenzione particolare che Marx e Engels hanno per il lavoro di Mazzini. Cioè Marx e Engels sono molto, nella fase in cui stanno anche preparando il manifesto del Partito Comunista, quindi prima del 48 e poi dopo il 48, sono molto attenti a quello che fa Mazzini, perché a differenza di tutti gli altri piccoli rivoluzionari, se leggete il carteggio di Marx e Engels è una lettura assai significativa, assai rivelatrice. Tutti gli altri piccoli rivoluzionari, polacchi, tedeschi, francesi, sono personaggi di bassissima qualità. C'è una denigrazione totale dei tedeschi, per esempio, che sono i connazionali di Marx e Engels. C'è invece nei confronti di Mazzini sicuramente una forma di rispetto e in qualche caso anche di per esempio nel Mazzini che conduce le sue battaglie polemiche, ma non solo polemiche, contro Luigi Napoleone Bonaparte. Lì c'è una vera e propria, non voglio dire ammirazione perché non sarebbe troppo, ma c'è una condivisione, diciamo così, dei presupposti di questa cosa contro la dittatura, contro la forza. Uno degli elementi su cui Mazzini batte di più è proprio questo, che la vecchia economia non fa altro che sancire il primato della forza, cioè chi già c'ha avrà sempre di più e quelli sono quelli, questo comporta anche dei benefits di carattere sociale, perché Mazzini dice chi ha il diritto di voto, chi ha il diritto di partecipare agli organismi di governo, quindi c'è una strutturazione della società basata proprio sulla proprietà. Quanto poi al materialismo, è chiaro che qui Mazzini risente molto delle giornate passate con Thomas Carlyle. Thomas Carlyle è uno dei maggiori rappresentanti della cultura inglese di questo periodo, no? È uno scozzese intanto, quindi uno scozzese che vive e guarda la società del suo tempo con grande una forma di disprezzo, perché è una società in cui la società volta tutta al mercantilismo, alla produzione, l'Inghilterra che appunto cerca i nuovi mercati, non fanno altro, tutti vogliono fare i soldi, tutti vogliono. E c'è quindi in Carlyle c'è un forte antimaterialismo, però volto all'indietro, volto al passato. Carlyle addirittura vorrebbe riprodurre la vecchia società inglese, quella agricola, quella rurale, e teme molto l'incedere di questa nuova Inghilterra, che presenterà problemi come la lotta di classe, come il pauperismo, come il disordine delle città, cioè quell'insieme di fattori e di elementi che poi attireranno l'attenzione dello stesso Cavour. Giovane Cavour, quando va in Inghilterra, si occupa del problema del pauperismo, perché sa benissimo che quello che sta succedendo in Inghilterra prima o poi dovrà succedere anche in Italia, quindi conviene prepararsi di fronte a questi mali sociali. No? Per Carlyle questo è un ottimo pretesto per lanciarsi appunto in una forte Sartor-Resartus o negli altri suoi lavori, insomma, soprattutto nel Sartor-Resartus, però in una forte nostalgia, diciamo così, del passato. Mazzini non interpreta così. Mazzini che conversa con Carlyle, che soprattutto di Carlyle vede l'elemento spiritualista, no? Questa riscossa di tutto ciò che non è materia, no? Del trascendente. Mazzini a un certo punto scrive: ci sono solo tre personaggi che non si sono posti all'interno di coloro che propagandano, insomma, di quella cultura che propaganda la teoria dei diritti, e questi tre personaggi sono Lamennais, il francese Lamennais, sono Carlyle e sono l'americano Emerson.
Emerson. Emerson è il fondatore del trascendentalismo americano, cioè sono coloro che appunto hanno disimpegnato, diciamo così, la loro azione dall'evocazione, dall'evocazione, dall'auspicio di una costruzione di una società basata su questa, su questi presupposti, no? I presupposti della creazione e diffusione della ricchezza. Mazzini quindi da una parte non perso condivide questo antimaterialismo di Carlyle, per l'altro però se ne dissocia completamente, proprio perché secondo lui il punto non sta nel evocare un passato che non può più tornare e che è bene che non ritorni, ma il punto sta nel fare in modo di organizzare lo sviluppo di una società attraverso l'educazione. L'educazione è la chiave di tutto, il sistema mazziniano. Quindi educare la società a evitare un futuro del genere, quindi a evitare, a lavorare nella chiave del pensiero collettivo, diciamo, del pensiero della collettività. Ecco, questo è il vero contributo che Mazzini dà allo sviluppo di una concezione economica pensata soprattutto in funzione di quello che è il suo ideale della Nuova Italia. L'ideale della Nuova Italia che ovviamente è destinato a che predicherà finché per tutti gli anni che gli restano da vivere, ma che è destinato a non vedere realizzato perché invece lo sviluppo interno dell'Italia è faticosissimo, dolorosissimo. Mazzini osserva già il fenomeno dell'emigrazione. Dice tanti saranno costretti a lasciare questo paese a causa proprio delle condizioni. Quindi c'è una lucidità di analisi, una consapevolezza, diciamo così, di quelli che possono essere i problemi del futuro, che io difficilmente trovo presente. Ecco, forse in un uomo come Cavour raggiungiamo lo stesso livello di adesione alla realtà. Quindi altro che l'utopista, altro che il sognatore, altro che l'idealista, c'è proprio invece una, questo anche devo dire a causa di questa sua esperienza inglese. L'esperienza inglese è assolutamente fondamentale perché lo mette in condizione di guardare a quello che sta avvenendo, di verificarlo, diciamo così, di verificarlo sul posto e di proiettarsi in avanti. Quindi, però, di proiettarsi in avanti non per suggerire quella organizzazione sociale come il futuro, ma per suggerire quell'organizzazione sociale della società capitalistica. Capitalismo e collettivismo sono i due suoi bersagli polemici, quindi non, in questo non è né moderato né comunista né estremista. Comunque il capitalismo e il comunismo sono i suoi bersagli polemici perché sono i rischi a cui la società va incontro se appunto non si organizza secondo quelli che sono i suoi auspici, secondo quella che è la sua predicazione. Una predicazione, ripeto, che resterà e andrà avanti fino al 71-72. Noi ancora negli ultimi scritti troviamo affrontata la questione sociale. La questione sociale è il suo relazione per esempio ai fatti della Comune in Francia, ancora la polemica contro Bakunin, la polemica contro l'Internazionale, sono tutti i passaggi, diciamo così, passaggi fondamentali della sua attenzione per i problemi della contemporaneità, e sono passaggi che forse poi soprattutto negli ultimi anni della vita affronterà con una certa credine, affronterà con una certa anche insomma scarsa, vogliamo dire, scarsa sensibilità a quella che è poi la mentalità dei giovani. Insomma, progressivamente Mazzini vorrà anche distaccarsi dalla parte che si, infatti non a caso si dirigerà verso Garibaldi più sensibile, diciamo così, o più furbo se vogliamo, percepisce subito il significato e dà la sua adesione, anche se non capisce che cos'è la Comune, però dice sì, la Comune è il sole il socialismo è il sole dell'avvenire, no? Quindi crea queste cose, la Repubblica, il governo degli onesti. Insomma, Garibaldi nella sua semplicità sapeva essere forse miglior comunicatore per certi versi di Mazzini, almeno per quel tipo di società che stava costruendosi in Italia
in qualche modo partendo da Mazzini, ma in qualche altro modo anche lasciandolo da parte. Grazie. Grazie molte, credo che da questa giornata ci siano venuti degli indirizzi per quanto riguarda la prima parte, ma anche degli stimoli, soprattutto degli stimoli per quanto riguarda questa seconda parte. Credo che il comitato scientifico, che in larga misura è qui presente, li raccolga, cercherà di metterli a frutto e nel prossimo incontro credo che si potrà già presentare un articolato programma di lavoro e forse qualche prima realizzazione. Grazie molte.